Buonasera, buonasera a tutti signori, bengiunti, bentornati nel nostro splendido canale. Un grande ritorno dopo tanto tempo del qui presente Ubibol insieme a Eric, e questa sera con un grandissimissimo ospite, ovvero il grande Corte. Ah, Buonasera pensavo ci fosse Corte. qualcun altro, pensavo ci fosse qualcun altro. Sto guardando intorno per vedere da dove arrivava. Ah. Un grande ospite, un lupo mannaro. Fantastico. Bene, salve a Allora, tutti. buonasera, 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 benvenuti a tutti. Mi scuso dell'assenza ultimamente live, ma sono state delle problematiche che alcuni conoscono, altri conoscono meno, per cui Ti tutto abbiamo quello stanato dalla tana. mi avete stanato dalla tana. Allora, innanzitutto un grande ringraziamento a Maraichux, come al solito, per aver sottoscritto abbonamento per l'ennesima volta. Grazie mille, grazie, grazie, grazie di Tanto io cuore. Maraichux lo aspetto mercoledì, a Fabula. Ah sì, a posto, Eh sì, allora. sarà ospite. Allora, signori, direi di partire a razzo perché qui l'ospite è un caro amico, ma soprattutto stiamo parlando di quello che è oggettivamente uno dei più grandi designer italiani del gioco di ruolo. Allora, lui dirà di no, io vi dico ugualmente di sì. Perché è così, soprattutto perché è l'uomo che insieme al Moro 20 anni fa crearono un capolavoro tutt'oggi intoccabile che è Sine Requie. Tant'è che è lo sfondo delle nostre cam di oggi, perché da noi, ma penso in tutta Italia e anche fuori, c'è questo grande amore per questo gioco che veramente ha scritto capitoli di storia. Comunque, caro Kurt. Intoccabile non è un gran complimento, eh? Cioè, se io dico un amico dice com'è il tuo amico, dico guarda, intoccabile, cioè c'ha proprio una cosa unta. Sì, molto religiosità indiana, va bene, dai, anche oggi ho detto la mia, per cui passiamo immediatamente. Comunque il nuovo Passiamo. intoccabile, va bene. Sì, no, intoccabile. Intoccabile, abbiamo fatto l'ultimo copertino soft touch, ma vabbè. Resta comunque intoccabile, perché comunque ha quell'untino da merda, capito? Che lo vedi, gli fai pat pat, però stai attento a toccare la maglietta, perché sai, quello sulla gibbosità del collo. Ecco, avete capito C'è un perché po' quell'effetto adesivo che... Quello che vuoi dargliene due, invece ne dai una sola, capito? Fai plop, poi rimani lì. Allora, Esatto. immaginatevi questa scena che state vedendo, per tutti voi che non siete molto avvezzi magari così tanto al gioco di ruolo, questo più o meno è quello che succede quando ci facciamo qualche sessione di qualcosa, quando ci riusciamo a rivedere tutti quanti insieme. Vero, Corte? Anzi, ti faccio... Eccolo, eccolo, pelle verde pesantemente armati. Vabbè, ragazzi, voi potete capire, Libera Ludum è stato un momento bellissimo. Dolori di stomaco durante questa sessione di questo gioco. Ne abbiamo combinate di tutti i colori. Una cosa incredibile. È vero, il saluto è ora. Saluto. Oramai voi vedrete che ogni volta che il Curte nei suoi profili parlerà di un personaggio passato a miglior vita, ci sarà una gif di qualcuno che fa il saluto. Assolutamente. Che è una cosa bellissima. Perfetto. Bene, partiamo subito. Curte caro, domanda consueta che facciamo a tutti per rompere un po' il ghiaccio. Ci racconti un po' chi è Matteo Cortini, por favor? Ecco. Tortini è un povero vecchio ormai, datato 1975, quindi la data di scadenza ormai è illeggibile. Sai quando proprio non la vedi più, vedi che nel frigorifero si è sciolta e te fai, deve essere scaduta l'anno scorso almeno. E sono un medico veterinario con un master in medicina comportamentale, però da sempre sono un giocatore di ruolo, da sempre, insomma, dall'87, più o meno 87-88, sono un giocatore di ruolo. E nel 97 iniziamo a scrivere il nostro gioco di ruolo che era Sine Requie, che poi nel 2000 era finito. Per 3 anni abbiamo cercato un editore, alla fine del 2003 è uscito, e da allora, prima come autori, poi come editori, continuiamo a curare il Sine, anche perché se no ci uccide.
E poi abbiamo fatto anche altre cose perché il tempo ci avanzava. Il tempo ci avanzava, è bellissimo. Nel frattempo ringrazio Pasca per il raid, benvenuti a tutti i raiders, gentilissimi, thanks, grazie thanks. Mille, grazie a tutti. Welcome. Vai Kurt, ti abbiamo rubato la parola per un secondo. Ma non è che avessi altro da dire. E va bene, andiamo innanzi con la seconda domanda. Allora, quindi parlavamo di Sine Requie, quindi avete creato un gioco di ruolo che è passato appunto alla storia circa 20 anni fa, no? Onorata carriera per un gioco che quest'anno è il 20° anno dalla sua prima pubblicazione. Mamma mia, a Lucca festeggeremo i 20 anni. 20 anni di Sine Requie. Allora, a proposito di questo, ti chiedo, ma per te e il Moro, cosa rappresenta Sine Requie e oggi come lo vedi? Io non lo so cosa rappresenta Sine Requie, perché lo continuiamo a fare come se fosse una cosa che finisce da un momento all'altro, però ormai lo facciamo da metà della nostra vita, quindi è una cosa un po' strana. Cioè, non mi rendo conto che siano passati davvero 20 anni dalla prima pubblicazione e si sia fatto una media di 2 manuali l'anno tutti gli anni. Mamma mia, che produzione! Infatti, non so neanche quanti sono. Quando la gente dice, ma la linea di Sine Requie quanti manuali è? Non lo so. Cioè, devo andare sul sito, guardare sull'inventario, non ho idea. Però sì, è una passione che piano piano è diventato anche un lavoro di fatto, sia come insomma, da tutti i punti di vista, ed è una grande passione perché abbiamo questo mondo da portare avanti, questo segreto da rivelare goccia a goccia, anche se ormai penso che per i più navigati ormai il segreto sia stato già chiarito più o meno, però adesso c'è da vedere come va avanti. Stiamo procedendo la line up anche con romanzi e libri game, quindi ci stiamo divertendo anche a portare il mondo di Sine Requie oltre il gioco di ruolo canonico, diciamo. E come lo vedo, come l'ho sempre visto, è una bestia che tenta di ucciderci. Stupendo. Allora, io aggiungo una cosa. Allora, da noi, il Curte lo sa, a Città di Castello, un'associazione Sine Requie ha un posto gigantesco nel nostro annovero delle sessioni, e non solo, anche nelle LARP in maniera molteplice, in tutte le ambientazioni, come dicevo prima della live, con particolare affetto nei confronti del Soviet. Se posso dire una cosa a favore ulteriormente a favore di Sine Requie, devo dire, in un periodo in cui 20 anni fa era difficile trattare determinati argomenti, il Kurt e il Moro tirarono fuori Sine Requie, e oggi è più facile perché oggi abbiamo sdoganato tante tematiche, tanti discorsi sui cattivi, sui morti, su ciò che può essere malvagio, sulla la considerazione del passato. All'epoca, quando uscì Sine Requie, era una cosa ben diversa. Ben diversa. E le stesse problematiche che ebbe in Italia, secondo me, vampiri, colpirono anche Sine Requie, senza capire che Sine Requie veramente ha portato tanta gente a documentarsi su cose che, anche per la lore, per scrivere le sessioni e tutto il resto, che altrimenti sarebbero rimaste nel dimenticatoio. Quindi questa, secondo me, è stata una grande cosa che ha fatto Sine Requie negli anni, ed è stato il primo gioco a farlo in Italia. Adesso, oggi, ripeto, ne parliamo, cioè, è stato scritto tutto il contrario di tutto e continua a essere scritto tutto, però bisogna vedere da dove si è partiti. Insomma, 20 anni di produzione non sono 2 giorni, ecco. No. Ecco. No, non è male per niente, insomma. Quindi, se non avete mai giocato a Sine Requie, giocatelo. Le chiamate di Sine Requie sono anche quelle che le tengono ben ancorato all'Italia. Esatto. Esportare una cosa del genere, ragazzi, il manuale USA c'è scritto, mi pare, 57 volte la parola che inizia per N e ha una R nel mezzo, ok? Ecco.
se siamo capiti, però insomma. Del resto, ragazzi, negli anni 40 il razzismo in America era quella roba lì, e quindi noi, però sai, il primo editore che trovammo ci disse: bellissimo, lo facciamo, ma lo facciamo con il D20 system e togliamo i nazisti. No, la tendenza c'è sempre stata a cercare di togliere questa roba. Poi per fortuna abbiamo trovato altri editori, e poi ora vabbè, rispondiamo noi stessi delle nostre cose, non abbiamo problemi a, cioè, non ci censuriamo, ecco. Però le tematiche sono un po' quelle lì. Diciamo che c'è anche un'area diversa, Corte, cioè si può forse liberamente parlare un po' più di determinati argomenti. Secondo me è il contrario, eh. Ah, no? Era più facile prima di ora. Pensato. Ora c'è una grande chiusura, c'è una grande paura. Se te guardi le produzioni artistiche degli ultimi anni, sono veramente pavide. Quelle sì. E che nel gioco del ruolo qualcosina avevo visto cambiare, magari più di recente, perché sai... nelle grandi produzioni, soprattutto delle multinazionali americane, dei uh-huh. grandi aziende americane, sì, c'era questa volontà di questo standardizzare queste cose, i cattivi non sono cattivi, i buoni uh-huh. sono super buoni. Però è anche vero che noi con Eric ci siamo occupati di tante produzioni, forse un po' in contrasto con tutto questo, uh-huh. Come Morkborg, come tanti altri, sì. che hanno riportato in auge quello che è poi alla fine il gioco del ruolo, perché il gioco di ruolo è impersonare un ruolo. Ora il ruolo può essere simile a te o opposto a te. Non è che uno che fa il cinema è cattivo, è un cattivo, no, io infatti questa qui è una cosa che non capisco proprio, dell'atteggiamento molto diffuso oggi in America, sì. Che tende a porre anche nel gioco di ruolo delle cioè non delle tematiche, però delle, cioè a trasporre sul giocatore degli aspetti, delle criticità del personaggio come se fossero delle critiche a certi tipi di etnie, di popolazioni, di modi di vivere, di stili di vita, quando cioè si sta sempre parlando di mondi di fantasia. Sì. E si sta sempre parlando di, cavolo, impersonare proprio quel che non esiste, proprio quel che non sei, cioè non interpretare quel che sei, perché interpretare quel che sei, ragazzi, è lo zero cosmico del GDR, è il meno possibile che puoi fare, è peso, è proprio interpretare peso. Quello che non sei che è bello. Da questo punto di vista, Sinerequie, sì, te puoi fare la spia che lotta contro il regime nazista, benissimo, ma quello che secondo me ti fa fare, che non ti fanno fare altri giochi e che ti tira fuori le budella, è che te puoi fare quello che mantiene il regime, uh-huh. con tutto l'idiosincrasia, il dolore, il dove trovare un limite, il cosa sei disposto a rinunciare per non essere te quello che finisce nel mezzo alla dittatura. Insomma, interpretare il ruolo del carnefice può essere veramente straziante se lo fai sì, bene. Sono d'accordo, assolutamente. E su Sine è molto intenso, sia nel gioco proprio nelle campagne che nella LARP. Io mi ricordo una LARP su Sine Requie. Mamma mia, potente, cioè te smuove, questo è poi guarda, abbiamo il plebo online, che lui praticamente grande, ti venera come divinità, no, capito? Cioè, il Curte assunto a divinità, quindi lui e le LARP di Sinerequie sono praticamente una cosa sola, penso che le fa... Il problema è che sono l'unica divinità che come vestale ha il plebo, capito? Cioè, capisci la situazione drammatica di questo momento? Diciamo, è complicato. È complicato. It's complicated. Fantastico, questa mi è piaciuta. Va bene, andiamo avanti. Va. Allora, domandona, passiamo a un argomento sempre relativo a Sinerequie, molto interessante. In un mondo in cui si cerca di innovare, lo stavamo dicendo adesso, ciò che risulta sempre più difficile da migliorare è il sistema di gioco. Il sistema di tarocchi e Sinerequie, nei vari aggiustamenti e evoluzioni, piacendo o meno, resta una
innovazione importantissima nel gioco del ruolo. Che rapporto avevi e c'hai con i tarocchi, col sistema dei tarocchi? A me il sistema dei tarocchi piace molto. Mi piace molto perché, soprattutto nell'ultima evoluzione, quella con i vantaggi e gli svantaggi, ci ha permesso di fare quello che volevamo fare all'inizio, quando era partita la cosa di usare i tarocchi, cioè escludere dal gioco, escludere dall'interessamento intellettivo della partita la parte matematica, tenendo solo la parte linguistica. Sì. Quindi utilizzando solo quella parte, diciamo, di cervello, no? Quindi tu hai soltanto un'interpretazione di tipo narrativo su una cosa narrativa, senza ricorrere a questioni numeriche. Quello lì ci piaceva. A me quello lì è sempre stata la cosa che mi è piaciuta, che mi piace di più tuttora. Chiaramente l'altro sistema è il sistema, quello con gli arcani minori, è il sistema giocattoloso che mi piace, perché mi piace, perché sono comunque sono un power player di formazione e quindi per me avere delle regole, oggi si chiamano crunchose, sì, credo, comunque avere delle regole un po' pesanti, un po' anche macchinose, però che riportano, cioè il bello della regola un po' più macchinosa è il fatto che il mio personaggio, se ha un fucile o ha un altro fucile, si deve comportare in maniera diversa se i due fucili funzionano in maniera diversa. Se io ho uno shotgun e nel gioco lo shotgun funziona come nella realtà, cioè è molto efficace da vicino, non è efficace da lontano, io non sparerò dalla finestra, dovrò fare un'azione completamente diversa, tentare di avvicinarmi al bersaglio per sparargli vicino, aspettarlo, cioè creo una narrazione differente. Le regole mi imbrigliano nello stabilire una realtà per cui devo avere una narrazione differente, no? Quindi a me questo da power player piace, dire perdo due turni a mirare il bersaglio per avere bonus e se poi lo perdo che faccio, il terzo turno sparo o me lo gioco ancora, e lì è capito, rischio o non rischio, a me queste cose qui piacciono, però piacciono nell'ambiente ludico, giocattoloso, cioè a me piace sia il gioco molto narrativo che il gioco molto giocattoloso, e Sinerevi da questo punto di vista mi dà la possibilità di giocarli entrambi anche in base a come mi gira la sessione, capito? E questa cosa qui per me è sempre stata una cosa molto piacevole. Interessante. No, cioè, ovviamente poi hai lo svantaggio che devi conoscere praticamente tre regolamenti per giocare a Sinerevi. Regolamento con i tarocchi maggiori, con i tarocchi minori e senza nulla. E quando lo padroneggi bene, che li utilizzi tutti e tre in base alla velocità che vuoi dare alla scena, secondo me vengono fuori delle cose egregie. Guarda, però mi diverto anche a giocare a giochi molto più cazzoni, cioè. Vabbè, ho fatto anche Anime e Sangue, ecco. Vabbè, ascolta, dai, quando si gioca a Ultima Torcia, no, la domanda del secolo, no, quanti ne hai ammazzati col carretto? Tanti. Oh, allora no, al Kraken si dice sempre: quanti ne ha ammazzati col carretto Ultima Torcia? No? Quella prima avventura ha due punti che ti insegnano a giocare, secondo me, che sono uno il carrellino, quello che ha funzionato meglio, cioè non puoi vedere un carrellino in una miniera abbandonata e pensare che ti porti verso mondi meravigliosi. Oh. E due, c'è un orso morto. Esatto, no? È l'orso morto, ma fregato a me. Anche l'orso morto, se te vai lì e ci metti il ditino, sì, è l'orso morto per una malattia ed è una zoonosi, ti puoi infettare e muori. Stavi minchia, che cazzo tocchi un orso morto? Cosa metti le manine? Questo da genitore, qui, capito? La cosa qui, di qui c'è della deformazione professionale. Sì, cioè, noi riversiamo tutto il nostro odio su tutti i nostri problemi personali. Infatti in tutti i nostri giochi sei povero come la merda, no? Bisognerebbe quasi ritenerlo come una fonte di terapia, cioè questi, sì, accumuli della rabbia la sfoghi nel il GDR. Assolutamente. Noi siamo vivi grazie al GDR, per me è davvero una terapia. No, anche per me, concordo. Io gioco mediamente una volta a settimana e io se non ho la mia sessione settimanale
un po' rimbalzo peggio durante il resto della settimana, invece quella giornata, quella serata in cui molli tutto, ti metti, ora lo facciamo al computer perché gioco con gente che abita lontano, ma normalmente se no al tavolo con gli amici, anche se poi la partita dura in realtà un'ora invece che 3-4 ore come durava un tempo, però mi resetto il cervello, mi riavvio proprio, capito? No, sì, ci vuole. Tra l'altro, parlando di Ultima Torcia e quindi Ultima Bomba e Dungeon Crawlers, quella che diciamo viene percepita come una visione personale di Serpentarium dell'old school, ma voi che rapporto avete, voi tu, con questa nuova o vecchia, come si vuole chiamare, tendenza di old school di oggi? Ma io ho dei problemi con tutte le tendenze, okay? Cioè, a me quando uno fa un gioco già incasellato, già faccio... Okay. Prima uno dovrebbe fare un gioco il più possibile non incasellabile. Ecco, allora, secondo me, stai facendo qualcosa e mi sta interessando. Ma quando già mi fai qualcosa che segue i dettami... In questo senso, per esempio, L'Ultima Torcia è un gioco che ha scatenato un po' di flame nei gruppi di old school, perché per alcuni è old school, per altri no. Di fatto noi, quando l'abbiamo fatto, non c'erano in commercio dei giochi che replicassero l'esperienza dei primi D&D. Cioè, manuali piccoli, semplici da giocare, personaggi poco approfonditi, ma che approfondivi te con la tua fantasia, regole semplici, gioco mortale, no? Questa roba qui non avevamo cercata, non la trovavamo. E a quel tempo l'old school, diciamo, era formata solo dai retrocloni. Già. E a me i retrocloni non piacciono, perché io ho l'originale e non lo gioco più da anni, perché secondo me ha delle problematiche sulle regole. Cioè, io ho provato a rigiocare D&D Scatola Rossa. Sì. E ci siamo divertiti due sessioni, perché grande voglia di giocare. E poi, sai, quando c'hai davanti a un nemico, te c'hai 8 punti ferita, lui ce n'ha 10, te puoi solo attaccare, lui può solo attaccare. Boh, si sta lì al tiro di dado a vedere chi cade prima. Chiaro. Cioè, senza abilità, senza possibilità di dire, ma provo a schivare il colpo, vado, lui mi aiuta, lo distrae, non c'è niente. L'avanzamento era molto, cioè, nel senso, per allora era fantastico. Oggi, avendo provato tante altre cose, cioè dopo aver provato il combattimento di Stormbringer, per dire, è dura tornare al regolamento di D&D, perché lì facevi i critici, le parate, la doppia parata, il triplo attacco, costruivi le evocazioni. Di là invece c'hai dardo incantato, un D6, come tirare un dardo normale, sì, ma colpisce automaticamente, okay? E fai solo questo in tutta la giornata, sì, wow. Ragazzi, voi dovete... Il resto, quanti punti ferita hai? Due. Quanto ti adoro quando mi fai sti discorsi. Bello. E cosa fai con noi? Scendo nel dungeon, con due punti di salute, sì. Ma tiri un dardo. Bene. Ci divertiremo tantissimo. Quindi abbiamo creato questo gioco per ridare quelle sensazioni lì, e è un gioco che avesse come innovazione principale, diciamo, il fatto che è come se tu rimanessi sempre a di basso livello, che per noi era il D&D più divertente. Per noi il D&D più divertente era quello tra il terzo, il sesto, ottavo livello, diciamo, quando insomma eri un po' tostino, però ancora un po' rebuscato, diciamo terzo, quarto, quinto livello massimo. Primo livello eri troppo una mosca, eri veramente una mosca, e non potevi davvero dire niente. E quindi con L'Ultima Torcia abbiamo tentato di creare quello. Oggi, a 6 anni dall'uscita, ancora oggi ho risposto a un tizio che ha detto: ma i punti salute non crescono? No, i punti salute non crescono, prendi nuova abilità, diventi più bravo, ma una spadata ammazzerà anche dopo un anno che giochi.
certo, magari non la prenderai la spada dopo un anno che giochi, magari avrai qualcuno che ti protegge, magari, 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 ma se la pigli è comunque una spadata. Guarda, Corte, io mi inserisco su questo tuo discorso perché è un pezzo che lo faccio. Allora, uno dei motivi per cui ho gradito tanto, ad esempio, il ritorno a USR, in generale, non nello specifico, è il fatto che c'è questa, questa volontà di disaffezionare il pubblico ai propri personaggi. Perché cioè, l'affezione nei confronti del personaggio, che diventa a volte maniacale, cioè devo arrivare al 20° livello del personaggio, se no fondamentalmente quello che sto giocando non ha senso, è secondo me una roba folle dal punto di vista del gioco del ruolo. Tu hai citato una frazione di gioco, cioè quello sul 6° o 8° livello, che era la parte più bella delle campagne di D&D. Perché? Perché era quella parte in cui eri abbastanza scafato. Gli incantesimi, le armi e le statistiche cominciavano ad avere un certo non so che, non eri più... ti stronco con una schicchera delle dita, però comunque c'era la possibilità di restare, che il personaggio ci restasse secco, e soprattutto che tu ti sentissi più ardito in modo da esporti maggiormente al fatto di restarci secco. Ma questa era la parte bella, che poi è riportata su tanti giochi che io chiamo evoluti rispetto alla vecchia scuola, no? Che sono come i vostri, cioè giocare a lui. Tempo fa è uscito anche un SE, mi pare, che giocavi soltanto personaggi di 6° livello. Sì, no? sì, esatto. O dal 1° al 6°, insomma. Ma ci sono tante tanti progetti che sono partiti, perché? Perché gli orfani della terza e della 3,5 di D&D, poi alla fine sono tantissimi, anche dell'Advanced, per cui tanta gente vorrebbe riprovare certe sensazioni. I TPK, che oggigiorno pare che sia una parolaccia, no? Brutta e cattiva. Sì, sì. Quindi cioè, sono perfettamente d'accordo con te. Ti dico, tra l'altro, questa cosa qui della mortalità dei personaggi è una cosa che noi condividiamo con la visione dell'old school. Ti dico subito cos'è che noi non condividiamo con la visione dell'old school, per cui i nostri giochi non sono considerati old school. Nella visione school il regolamento è parecchio farraginoso e lascia molto spazio libero ai master di creare e di interpretare le regole. E invece a noi questo non piace, a noi piace che il regolamento sia una rete di sicurezza il più possibile ampia, poi ci saranno sempre delle situazioni limite, però ecco, su questa cosa qui noi siamo diversi. È la cosa principale, a quanto ho capito, la differenza. Però su quella cosa della mortalità la pensiamo più o meno allo stesso modo. E questa cosa della mortalità crea vari vantaggi. Uno è che se non ti affezioni in maniera esagerata al personaggio, cioè lo vivi, lo giochi, ma lo giochi in sessione, ok? Non per anni, anche per tutto il tavolo il gioco diventa più leggero. E diventa più leggero anche per il master. E con un gioco e sai già che il personaggio può morire, eccetera, specialmente giocando come noi proponiamo proprio il gioco a dadi aperti. Poi questa cosa qui alcuni la fanno, cioè alcuni altri giochi del genere lo fanno, altri no. Però è un deresponsabilizzare il master, che secondo me permette al master di giocare tranquillo, senza paura di litigare, di essere tacciato per uno che ha avuto una preferenza. Io per questo mi arrabbio tantissimo quando vedo i post della gente che dice: ah, quando ci vuole il master può salvare un personaggio che ha avuto un tiro di dado sfigato. No, perché dopo li salvi tutti sempre, o hai fatto delle preferenze. E lì diventa difficile, perché dopo non mi ha più ucciso il gioco, ma mi ha ucciso il master che ha scelto di non intervenire. Allora io non sono morto per un tiro sfigato, perché non avevo capito che quella sfida era troppo grande, o perché potevo usare la pozione di forza ma ho deciso di non usarla perché sono un taccagno, ma avrei potuto farcela. No, sono morto perché Giuliano ha deciso che mi voleva rovinare la giornata. Allora diventa noioso da giocare, secondo me, ed è il motivo secondo me per cui per tanti anni, intorno agli anni 2000, trovare un master era impossibile. È vero, perché trovare il master voleva dire fare il sociologo e fare molto spesso il maestro d'asilo. È vero,
cioè non giocare, voleva dire gestire 5 ragazzini scalmanati con che non erano lì solo per giocare, ma c'era tutto delle dinamiche sociali che diventavano pesanti spesso. Invece col gioco, ragazzi, personaggio, oh, ho fatto 20, vai, t'ho sfrassato la testa, vai, te preparare un altro, voi vedete il vostro compagno morto per terra, no, oddio, diventa più gioco leggero, capito? Più gioco, secondo me, migliore, più divertente, per me è più divertente. So d'accordo con te, e devo dire che proprio perché si è stato... Scusami, l'ultima cosa, e invece dal lato giocatore... costringe i giocatori a giocare meglio. Vero. Perché sanno che se rischiano troppo, muoiono, ma è in loro la scelta, capito? Non è una scelta del master che ti poteva salvare o non salvare, che bilancia gli scontri, no. Sei te che decidi se rischiare, non rischiare, quanto rischiare, se usare questa pozione adesso o più tardi, che ti può determinare la vita o la morte del personaggio... sei te che ti muoverai cautamente, perché se il master ha detto sentite un refolo di vento, ragazzi, finché non si è capito che cazzo è sto refolo di vento, stiamo attenti, perché magari c'è una trappola, ci muore un personaggio, capito? Mm. Invece se vai avanti alla Bashasauro allora consentitemi una piccolissima interruzione di tutta questa faccenda. Vorrei salutare personalmente la buona Rachel, la Twisted Rachel, che ha fatto una donazione e è venuta qua. Purtroppo Rachel da Instagram avevo potuto vedere che è in ospedale per dei problemi di salute, e quindi gli mandiamo un grande abbraccio a tutti quanti. Lo dico anche in inglese. We are here, we just interrupt a little bit the broadcasting, the normal broadcasting, just to say to Twisted Rachel hello, and we are with you, we send you big hugs because we saw from Instagram that you are an hospital, and for our chat I invite you all to send exclamation point hug to all to Twisted Rachel. Thank you very much. Ok, scusate, ma è una sostenitrice del nostro canale fin dai primi tempi, per cui mi sembra assolutamente una cosa piacevole. Allora, alcune cose stanno scrivendo interessanti in chat. Vai. La prima è stato il dottor X che ha detto un saluto al corte, che a Luca mi ha dato confidenza perché avevo la t-shirt di Sesso, Droga e D&D. È grande. Poi ci sono altre questioni, già avevo un'altra. Ovviamente qualcuno mi ha detto non vedo l'ora di giocare con me, perché gira voce che io sia un master estremamente mortale, e questo posso confermarlo assolutamente. Il plebo, da quando l'abbiamo citato, si è scatenato, per cui oramai sta non è più contenibile. Noi vogliamo bene così, per cui leggere tutto quello che scritto. Le armi sono fatte per uccidere, non per ferire, grandi, cioè, ormai il plebo sta scrivendo proprio tra filetti di sinerequie direttamente. Sì, capito? Ormai lo sente molto. È oltre la stratosfera. E poi c'era un bellissimo intermezzo di una domanda di Deadcat. Sì, e quindi a un certo punto il fattore sociale umano diventava un problema anziché un qualcosa in più, e in questo modo danneggiava il gioco e lo metteva in secondo piano? Domanda curiosa, insomma, sul discorso dei ragazzini al tavolo. Sì, secondo me in alcuni tavoli sì. In alcuni tavoli no, nel senso, noi non abbiamo mai, io nel mio tavolo, grossi problemi di questo tipo non li ho avuti, perché con i miei amici avevo un forte legame e c'era una grande fiducia nei nostri master, che a volte ero io, a volte era Leo, a volte era un altro nostro amico. Ci si affidava e festa finita, fino a che non si giocò per lungo tempo a Girsa. E Girsa ci accorgemmo a un certo punto che il nostro master faceva quello che oggi si chiama l'illusionismo. Sì. Cioè lui aveva già prestabilito la storia. Allora, questo ragazzo è un master bravissimo. Questo qui è uno che si ripassava allo specchio le parti dei personaggi che noi avremmo incontrato, perché si rileggeva le parti dei libri in cui apparivano, in cui venivano citati. Cioè lui, se te vedevi una foresta, ti descriveva gli alberi che descriveva Tolkien nella foresta, ok? Cioè, mamma mia, una cosa meravigliosa, da stare ad ascoltare.
ma nella parte ludica ti diceva lui cosa voleva fare il tuo personaggio e cosa andava fatto in quel momento. E io a un certo punto nei combattimenti avevo un animista nudo con un saio che lottava con un bastone e buttavo giù gli orchi allo stesso modo in cui li buttava giù il nostro guerriero in armatura con spada magica, perché io ero importante, io portavo dei messaggi, non potevo morire, e lì mi roppi i coglioni. Sì. Ci discussi un po' e poi smisi di giocare, perché non era un modo di giocare troppo diverso da quello che volevo, a cui volevo giocare io. Mi sembrava di far finta di giocare, capito? Cioè, di vedere solo i filmati in un videogioco e poi giocare con il good mod i combattimenti. Allora ci sono state delle disquisizioni in merito a questo, Corte, in associazione ne abbiamo parlato tante volte, perché noi un po' fra master ci si ritrova, e allora si diceva effettivamente il rischio che si passi a essere da master a regista della sessione è un rischio che a volte succede, perché molte volte uno pensa che è come un film che deve tornare, in realtà no, la bellezza è una grande tentazione, esatto, sono d'accordo, però è una grande tentazione, perché ti sembra, a volte ti sembra di avere in mano una scena fenomenale, e quindi che se pieghi, tiri di dado gli avvenimenti a quella scena sarà una grande giocata. Ma quando poi i giocatori si accorgono che quella roba non se la sono guadagnata, muore tutto, capito? Cioè diventa finto. Sì. E se diventa finto, è come se te guardi, invece di una partita di basket, guardi il wrestling, capito? Il wrestling, quando dopo ti rendi conto che è coreografato... Sì, che è tutta coreografia. Perde un po' di fascino, capito? Concordo pienamente. Allora, domandone, andiamo oltre. Curte, curiosità per tutti. Tuo percorso da giocatore master del GDR, giochi più giocati e preferiti. Ha già citato il GS, per cui possiamo andare profondamente indietro. Soprattutto in questo periodo che sta uscendo tanta roba nuova. Ecco. Sta uscendo troppa roba nuova, è troppo nuova per me. Ok. Allora, io ho iniziato a giocare con uno sguardo nel buio. Mamma mia, grande! Praticamente Leonardo e Moretti, avevamo un amico in comune a 12 anni, avevo già giocato da questo ragazzo in comune a dei giochi da tavolo, un po' mi piacevano i giochi da tavolo, e mi chiamano per giocare a questo gioco strano. Io faccio sta scheda di Iron Dylan, perché ascoltavo gli Iron Maiden e leggevo Dylan Dog, quindi proprio una cosa scabrosissima. Gioco un pomeriggio con loro e mi diverto mediamente. Cioè, mi diverto. Mi richiamano qualche settimana dopo. Io non ho più la scheda, ovviamente. Il master non ha più la scheda, nessuno ha più quella scheda. Io faccio la scheda di Iron Dylan 2. Una cosa di una banalità allucinante. Gioco, a un certo punto il gruppo incontra tipo una meba paglierina, una cosa del genere. E uno dei giocatori chiede, ma è la stessa che avevamo incontrato nel bosco di tal dei tali? Il master gli dice, sì, è la stessa. E a me lì mi è esploso il cervello, perché ho capito che il racconto che stavamo vivendo non si fermava alla sessione, ma era un racconto che loro si stavano portando avanti, che loro avevano visitato dei luoghi meravigliosi che soltanto il nome mi faceva desiderare di andare anch'io a farmeli raccontare. E da lì poi siamo andati allo Stratagemma di Firenze, che è uno dei primissimi negozi in Italia. È un'istituzione, li salutiamo i ragazzi Stratagemma. Che tra l'altro aveva aperto tipo l'anno prima o l'anno stesso, era proprio aperto da pochissimo. Ognuno di noi si è comprato la sua copia di Dungeons & Dragons scatola rossa. Bene. Perché graficamente era più bello dell'ultima torcia, anche l'ultima torcia, ma lo sguardo nel buio. Era un po' presto per l'ultima torcia, diciamo. Era un po' presto, sì. Perché era più bello, aveva più mostri, eccetera. E da lì poi iniziamo a giocare a D&D, sbagliando le regole come tutti, divertendoci. Abbiamo giocato per un po' di anni, per un paio d'anni, poi abbiamo cominciato a modificare le regole, cosa che D&D permetteva di fare con una certa facilità, perché già funzionavano a malapena quelle normali, quindi non è che se cambiavi, cioè,
E poi da lì però ci siamo allontanati da D&D perché abbiamo scoperto tutti i giochi strade libri, quindi Cyberpunk, Call of Cthulhu, Stormbringer, Girsa, tutta questa roba qua. E poi in seguito Warhammer, Martelli da guerra ai tempi, Martelli da guerra. E poi Vampiri, La Masquerade, e in quegli anni lì cominciamo a scrivere Sine Requie. Negli anni a cavallo di questa roba qui, diciamo. Però ormai ero già all'università io. Cioè, la campagna di la mia campagna più lunga da master, durata circa 3 anni, fu una campagna di Stormbringer, nata come campagna di Stormbringer, poi divenuta una campagna di Call of Cthulhu con i personaggi le cui anime si erano risvegliate nel presente, vabbè, una cosa particolare, alla ricerca della Stormbringer, e lì ero già all'università. Te ne manca uno, questo Corte. Un po' il mio percorso prima di diventare autore, diciamo. Poi dopo ho continuato, che ovviamente abbiamo giocato la nuova edizione di Warhammer, abbiamo giocato la quarta di D&D, abbiamo provato, e lì abbiamo definitivamente chiuso con D&D. Sai quella cosa che dici? La mia ex mi sembrava un po' stronza, voglio ricontattarla, e è la quarta edizione della tua ex. Questa è bellissima. Basta. Cancelli il numero, butto via tutto. Te ne manca uno, Curte. Per quanto avesse delle idee di base geniale, secondo me fosse presentata in maniera molto facile. È vero. Però poi, secondo me, al tavolo non funzionava, semplicemente era noioso. Quindi concordo. Cioè, combattimenti troppo lunghi. Noi abbiamo fatto combattimenti di 4 ore. Combattimenti finiti, durati 2 sessioni. Non si può fare delle cose del genere. Cioè, il gioco di ruolo non può essere solo combattimento. Il gioco di ruolo ci deve essere una parte di combattimento bellina, ruzzina, può durare un pochino, ma il vero, cioè, a un certo punto ci siamo guardati negli occhi e si è detto: ci stiamo divertendo in questa campagna? Sì. In che momenti? Quando abbiamo discusso con quello? Quando abbiamo scoperto questo? Quando abbiamo visto la città? Bene, queste sono mezz'ora, un quarto d'ora e 5 minuti delle ultime 3 sessioni, che per il resto sono state 5 ore di combattimenti, non ne vale la pena. Concordo. Abbiamo un gioco dove il combattimento non dura 5 ore, insomma. Io ti dico solo che te ne manca uno, che è una passione che abbiamo in comune. Traveller? Ma io a Traveller ho fatto solo i personaggi. Che comunque è un raggiungimento a Traveller, eh? La sessione di creazione dei personaggi. È stata una sessione fantastica. Cioè, la creazione dei personaggi di Traveller è di per sé un sottogioco. Sì, è vero. Fantastico, secondo me. È un sottogioco fantastico. Però purtroppo non siamo riusciti a far partire la campagna. Sono tante di campagne non fatte. Poi noi abbiamo giocato tanta roba anche fatta in casa. Sì, eh? Noi per 3 anni abbiamo giocato Spade e Orchetti in un mondo fantastico. Che già il nome. Che ridi. È bellissimo. Seoyumf. Bellissimo. È ancora il gioco preferito di alcuni miei giocatori di allora, che continuano a insultarmi perché non lo facciamo uscire. È vero. No, dai, prossimo. No, vabbè, adesso con un titolo così. No, lo devi far uscire, dai. È fritto. Era su una chiavetta che si è fritta. No, sono le versioni precedenti e mi gira troppo. Sta tanto di complotto questo. È un gomblotto. Sì. Gomblotto. È un gomblotto. È una scia chimica. Vai, andiamo avanti. Ma no? Senti, ma invece no, però ecco, sulla domanda c'era anche una parte che mi premeva. Vai, vai. Sulle cose nuove che stanno uscendo adesso, c'è qualcosa che ti ha ispirato di più o diciamo ti ha colpito di più? Perché adesso c'è una produzione quasi a cascata, se diciamo, ma c'è qualcosa che hai detto: oh, ma questo è particolare. Io ho un problema, perché a me ultimamente io sto comprando un sacco di giochi e non me ne sta facendo uno. Ah, beh, anche questa è... Sono entrate nel modo di fare giochi di ruolo alcune caratteristiche molto diffuse in tanti giochi di ruolo, a me non piacciono. Alcune è il fatto che tu tiri prima il dado e giustifichi dopo cosa stai facendo, che non mi piace per niente.
e tanti giochi ora funzionano in questa maniera qui. A me altri hanno tutta una serie di abilità che te scegli te quale sommare tra loro in base al tiro che fai, e quindi io che sono un power player poi ti dirò: sparo al tizio, ma per sparargli uso la pistola di mio padre, guardando l'orologio che mi ha regalato mia madre, che mi ricorda che devo sempre essere preciso, e posizionandomi verso il sole, che ho, è un'altra caratteristica che ho, vedi, amico del sole, che mi, cioè io farei tutte queste cose qua bruttissime solo per avere più uno, più uno, più uno, più uno, più uno, più uno e più uno. E sono tutti giochi, quando alcuni di questi giochi hanno questi problemi, poi parlando con gente che ci gioca, tutti mi dicono: sì, vabbè, ma se te fai apposta a romperlo è ovvio che non funziona, però se te lo giochi per bene, ecco, io questa frase qui non la sopporto. È proprio un gioco, per giocarlo per bene deve funzionare con un power player che tenta di romperlo. Sì, è un po' uno stress test, diciamo. Il sì, power player è lo stress test. Io sai, ma sai, questa è di formazione professionale da autore, eh? Perché no, ma ci sta. Non ho mai giocato un gioco per come era scritto prima di un certo, prima di una certa età, prima di invecchiare e diventare noioso. Noi cambiavamo tutti i nostri giochi, modificavamo qui e là, inseriamo razze, inseriamo cazzo ci pare, mettiamo le tabelle dei critici di Warhammer su Stormbringer, vai alla grande, cioè non è un problema. Ora però che magari li guardo con un aspetto un pochino più tecnico, se non gira tutto per bene come piace a me, non mi piace. A me piacciono giochi un po' vecchio stile, quindi molte novità non le trovo così invitanti. Un gioco che invece mi, uno dei giochi ultimi degli ultimi anni che mi aveva preso bene, che ho giocato con gioia per diverso tempo con dei miei amici, per esempio, è stato Lumenera, la prima edizione di Lumenera. Bello. Ok. Cioè, quello lì per me, quello lì è proprio un giocone completo, capito? C'è una bella ambientazione, una buona idea, un regolamento originale ma che gira, con qualche disfunzione ma gira, insomma, si lascia giocare bene. Un altro che mi prende bene, ho visto che è stato annunciato Lycanthropy. Ecco, quando hanno annunciato Lycanthropy ho avuto l'impressione di dire: cazzo, questo è un gioco pesante. Cioè, questo è uno che entra... È stato annunciato qualche giorno fa dai ragazzi di Need Games. Di Need Games, salutiamo. Il mondo delle tenebra è molto, cioè, molto stratificato. Per dire, tu sei con Lycanthropy, io ad esempio senza Mage non so vive. Sì, però ho capito, cioè mi sembra, io vengo come giocatore dagli anni in cui questi qui erano i giochi. Sì, è vero. E oggi mi sembra che quando escono questi giochi siano comunque dei giochi con un peso specifico 10 volte maggiore di tanta roba di cui io ho una pubblicità costante su Facebook. Sì. Di roba sponsorizzata, che però sono tutti giochi che mi sembra che siano o fatti per giocarci poco o tutti molto simili. Poi la vedo, sta facendo tanta roba. Chiaro, sì. E quindi anche a molti sembrano anche leggermente simili tra loro. Quindi ho un po' di problemi con le uscite degli ultimi anni. Non ho ancora trovato, mi ispira a Target Gemini, ma non l'ho ancora preso. È bellino. Però ho paura che anche quello lì però non sia una cosa da farci una campagna d'un anno, capito? No, cioè guarda, te dico, allora, funge in realtà. Terror Target Gemini a me ha stupito. A parte il fatto che l'ha scritto un ragazzo di 24 anni che abbiamo avuto ospite qua, e devo dire che è incredibile avere un tale livello di fantasia e di concretezza, perché poi il gioco ha molta lore, ma è molto concreto. Utilizzare, ma infatti quello lì mi ispira parecchio. Utilizzare in maniera così ampia il concetto di OSR, perché si è perso, si è diluito talmente tanto il discorso dell'OSR in quel gioco, che c'è il richiamo alla base dell'OSR, ma le caratteristiche, sì, le tabelle, le cose, c'è tanta precisione nel lavoro che è stato fatto. Uh-huh. E ti dico che ma poi la lore è molto 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 carina, cioè è proprio, si vede che c'è molta fantasia
molto richiami anche alle cose, ai manga, agli anime di oggi, ai videogame, ai coin up di una volta, per cui è fatto veramente molto bene. E io ci sono, ammetto proprio di esserci rimasto sotto, nel senso che l'ho preso veramente subito e ho cominciato a giocarlo, ed è divertente sia dal lato giocatore, ma è molto divertente anche dal lato master. Sì, sì, ma infatti quello è un gioco che mi ispira, che sicuramente in una delle prossime fiere, tanto devo fare acquisti compulsivi, quindi, ecco, tanto una cosa devo comprare. Quindi... Ma a Modena ti vedremo? A Modena ti vedremo? No. Andiamo a Torino, alla fiera, al Salone del Libro. Ah, ok. Facciamo questa prova... Perché noi in questi giorni stiamo uscendo con il romanzo di Sinerequie, il secondo romanzo di Sinerequie, Sopravvissuti, la seconda parte di Sopravvissuti, e il primo della nuova linea di libri game dell'Ultima Torcia, dove impersoni un nano ma streghiero, quindi guerriero stregone. E quindi, uscendo con cose di carattere prettamente librario, abbiamo scelto di fare la Fiera del Libro di Torino. Sì, anche ecco, perché ci dovrebbe essere l'aria condizionata. Fatemi fare un piccolissimo, minuscolo rant ai ragazzi di Modena, che a cui voglio benissimo, però il Salone del Libro che viene annunciato da un anno all'altro e mettono Modena Play in concomitanza col Salone del Libro. Anche l'anno scorso era uguale. Di nuovo? Ah, allora è recidiva questa cosa. Vabbè, sarà voluto, però secondo me non è molto furba come tacca. Concordo però, con il mio collega Eric, perché cioè, già che la narrativa non gode di tutta questa attenzione che può godere tante altre cose, no? Se poi fai due eventi giganteschi uno sopra l'altro in cui si devono a vario titolo leggere comunque libri, manuali e così via, e le metti uno sopra l'altro, veramente vuol dire schiacciarsi le dita con un martello, secondo me. Quindi un attimino, un po' di pianificazione, un minimo, ecco, vai, concordo con tutto il dovuto rispetto. Detto questo, io ti volevo chiedere una cosa, perché a corte, perché l'ha detta l'altro giorno, e tu sai la mia passione per l'ambito fantascientifico e sci-fi, ma l'ultima rotta com'è? L'ultima rotta adesso fangherlo. L'ultima rotta al momento è fermo, perché stiamo playtestando la prossima uscita dell'Ultima Torcia, e quindi ho dovuto mettere in stand by quello. E è un gioco di fantascienza. Allora, l'ultima rotta lo stavamo scrivendo tutti e tre insieme, io, Fabio e Leonardo, e poi lo abbiamo abortito perché non riuscivamo a convergere verso qualcosa che fosse affascinante secondo tutti e tre. Mancava una scintilla, ok? Però siccome io non ce la fo a star fermo, e a Natale c'avevo 5 giorni in cui non c'avevo da scrivere, e l'ho fatto per i cazzi miei praticamente, cioè ho seguito io una mia idea nuova, che non era quella che non era piaciuta agli altri ovviamente, con l'idea di proporglielo. Poi la cosa è andata avanti, quindi ho scritto parecchio, e ora non so cosa ne sarà. Vorrei farglielo giocare quando possibile sul canale e vedere se piace a loro, se piace a chi ci segue, poi vediamo. È ambientato, l'ambientazione è strana perché è un gioco di fantascienza, nel senso ci sono le astronavi, però non si viaggia tra i pianeti. Praticamente c'è un sole morente, e attorno al sole morente c'è un anello di asteroidi. C'è. Da più grandi a più piccoli, ok? E tutto attorno non ci sono altre stelle, non c'è niente, sei nel buio più totale con questo sole morente. Bello. Che ogni tanto si può spengere, oppure può modificare la gravità, oppure può mandare delle onde che ti spengono tutti le attrezzature, o che ti feriscono, eccetera. E tutta questa cintura di asteroidi è abitata da umani, elfi, nani, hobgoblins, cyborg, tutte queste varie popolazioni qui, che sono il popolo,
Poi ovviamente ci sono gli orchi e tutta la parte del popolo bruto, che vivono una guerra totale finale, perché stanno finendo le risorse, il sole sta morendo e ognuno vuole essere l'ultimo che sopravvive un giorno in più, diciamo. E in mezzo a tutto questo ci sono i personaggi, che sono detti spazzini, che hanno un'astronave datagli da una specie di gilda, che è la gilda dei cercatori dell'ultima rotta, perché ci sono due teorie. Una teoria è che questo un tempo fosse un pianeta e che sia stato distrutto dalla morte del sole, e quindi non ci sia speranza, perché non c'è un posto dove andare. L'altra teoria dice che il popolo provenga da un altro luogo e che sia possibile ritrovare la rotta per ritornare al pianeta di origine del popolo, e quindi ci sarebbe una speranza di sopravvivenza per tutti. In tutto questo le astronavi sono quelle, nessuno sa chi le ha costruite, e sono mosse da un elfo antico, antichissimo. Gli elfi normalmente in questa ambientazione qui muoiono a 30 anni, ma questo qui è un elfo di 10.000, cioè di migliaia e migliaia di anni, che è parte del motore, cioè esce proprio la testa, il torace e poco altro, ed è lui che dà la forza alle navi. Cioè te parli con lui per mandarlo, lui non risponde, okay? È privo di coscienza, però la nave è biologica praticamente, è fatta di metallo, ma cioè, c'ha le ferite che si richiudono. Si rifiuta di sparare sulle altre navi perché c'è dentro un elfo, insomma. Quindi c'è questo mistero legato alle navi. Poi c'è un mistero legato alle tenebre, è tutta una zona particolare con delle astronavi particolari, eccetera. Insomma, poi ci sono un po' di segreti ovviamente da scoprire, e quindi sarebbe un modo per fare avventure comunque di stampo fantasy, diciamo, cioè ricerca cioè, alla Star Wars, diciamo, come tipo di fan, cioè molto classico, un fantasy spaziale molto classico, è sempre un l'ultima, capito? Ma allora già... però è un ultima più, un po' più cupo, tra l'altro un bel po' più cupo, così mi prenoto per 37 copie se possibile, grazie. non lo so se lo faremo, ora per adesso è lì, poi vediamo se lo portiamo avanti. Può darsi che lo faremo anche solo in PDF, forse, ora vediamo. Tra l'altro c'è una domanda interessante, spero di interpretarla correttamente, di Lean for Carbon, ma un altro manuale su USA, penso si riferisca a USA, è previsto o un altro che espande il regno di Osiride? No, al momento non sono previsti. Okay. Perché la maggior parte dei giocatori gioca il teatro europeo. Ok. E quindi abbiamo paura di dare un prodotto che poi sia un prodotto più di lettura che di utilizzo reale in gioco. Sì, sì, che si allontana un po' da quello che è il focus di chi gioca. Vai. Ok, allora... Allora, la Serpentarium è una creatura editoriale tua e del Moro. Come la vedete oggi? Cioè, quali sono i progetti futuri? Adesso abbiamo parlato dell'ultima rotta. Come vedete il mondo degli editori GDR di oggi? Boh, non lo so. No, non lo so, noi siamo molto isolati. Io, quando parlo con altri editori, hanno un sacco di rapporti con gli altri, e quello mi ha fatto una stronzata, quello è simpatico, quello conosce il tizio, io non so mai di che cazzo parlano. Cioè, noi facciamo la nostra roba, la pubblichiamo, e non è che ci sentiamo tanto all'interno di un mercato. Okay. Noi continuiamo a scrivere i nostri manualini e li mandiamo alla solita tipografia di sempre. Li spediamo, facciamo le fiere. Ti posso dire che ci sono tante nuove realtà, però vedo anche delle realtà meno presenti ultimamente. Secondo me, c'è un po' di ricambio, non lo so. Ci sono
qualcuno è scomparso negli anni e non so bene come e perché, perché non è che vengono dati annunci in quei casi lì. Io non capisco bene come funzioni l'editoria per gli altri, perché non, cioè, nel senso, anche da interno non hai proprio idea dei volumi, di chi lo fa per hobby e di chi lo fa per lavoro, non è chiara sta cosa. Io, se mi consenti, distingo molte volte il discorso da chi è che lo fa per gioco e chi è che lo fa per narrativa, perché molte volte stiamo assistendo anche recentemente a un fatto che i manuali stanno diventando degli oggetti da collezione. Sì, anche questa cosa qui è un po' che è una cosa che a me stona. Vabbè, noi siamo un pochino più datati, questo posso capirlo. Magari la gente, i ragazzini di oggi gradiscono avere l'edizione limitata, poi alla fine non c'è niente di male. Però quello che è che comunque la centralità deve essere produrre del materiale che sia per il gioco di ruolo, perché dal punto di vista associazionistico, te lo dico proprio spassionatamente, Kurt, noi abbiamo bisogno di manuali per far giocare le persone, perché non possiamo dire guarda, questo manuale ha un costo stratosferico, non lo possiamo far giocare. No, abbiamo bisogno di qualcosa di bello, di interessante, di introduttivo, che ti porti a vedere il mondo di quello che pubblica un editore. E molte volte invece ti scontri con una manualistica che ha dei prezzi stratosferici, giochi magari anche molto complessi, non portabili nelle one shot per far vedere i giochi, e quindi è difficile, no? Invece è tutto il contrario, ad esempio Ultima Torcia e Ultima Bomba, no? Cioè sono giochi che si portano, si prestano con molta... Che fanno schifo, dillo. No. Dillo. Sono bellissimi. Dice, non roba pregiata, quella cartigenica che fate voi, dillo. Ma non è vero, sono giochi stupendi. No, su questa cosa qui è vero, c'è una cosa che a me non piace, però non è che deve essere fatta diversa, non piace a me come... Sì, questione dei gusti, dai. Delle idee mie particolari, ok? Io sono un po' pallottoloso su certe cose. Però ecco, io non capisco le edizioni speciali dei giochi appena usciti. Concordo, sì. E che devi sbrigarti ad avere l'edizione speciale perché poi esaurisce. Cioè, io concepisco l'edizione speciale di un gioco che ha avuto successo e che quindi poi cazzo ne compra anche l'edizione speciale, no? Sì. Invece, cioè, capisco, ci sono dei giochi che prima di uscire si sa già che sono dei successi, vedi, sta uscendo appunto Werewolf, sicuramente sì, Werewolf, sì. Se fai un'edizione speciale tanto la gente sa che cos'è, ok? Però ci sono tante altre cose che dici, ma perché c'è già l'edizione speciale? Tante cose anche su Kickstarter, no? Sì, ma... che vedi delle cose e dici, ma cioè, come fai a spendere 200 euro su un gioco perché ti prendi già l'edizione speciale, i dadi speciali, le carte, 5 manuali, ma non sai se il gioco ti piace, che non ho mai giocato. Perché io capisco che il gioco venga presentato, però dai, in presentazione... Cioè, secondo me sono pochi quelli onesti che dicono ragazzi, il gioco funziona, ma insomma c'ha questo problema, quest'altro. Cioè, tutti ti diranno wow. Quindi come fai a valutare un gioco della presentazione se non l'hai giocato con il tuo gruppo, no? Perché poi ci sono dei giochi bellissimi che non funzionano sul tuo gruppo. E certo. Ci sono dei giochi che fanno cagare che funzionano bene sul tuo gruppo. Sì. Perché... Su questo sono d'accordo. Quindi queste cose qui io le capisco poco da acquirente. Io sono un vecchio acquirente che metteva soldi insieme agli altri due, comprava manuali base... E poi l'anno dopo si comprava l'espansione se ci si giocava, no? Mm-hmm. Sure. Quindi è un po' strano. Però cioè, Kickstarter ha cambiato molto il panorama. E anche l'idea di quanto deve costare un gioco di ruolo, secondo me, ha cambiato. Ma... Perché prima di Kickstarter un gioco di ruolo, se costava più di 40 euro, era un problema. Sì. Ora se fai un gioco da meno di 60 euro, sei un pezzente. Questo è vero, ma sai che c'è anche una cosa che hanno rimosso che a me non piace per niente, perché era molto utile invece, cioè tanti giochi che adesso vanno in Kickstarter hanno tagliato completamente la quick start, cioè la cosa introduttiva, cioè se io voglio vedere un gioco e magari te lo voglio venire a fare Kickstarter, ma dammi modo di un minimo provarlo, di vedere se gira un po'. Però la quick start secondo me a me non piace. Noi abbiamo le quick start dell'ultima torcia e l'ultima bomba, quindi capisci anche quando ti dico non mi piacciono. Sì, parla di sì, non mi piacciono, però poi
magari mi rendo conto che in determinate situazioni vanno fatte, eccetera. Però mi piacciono poco perché a volte la bellezza di alcuni giochi è proprio nei dettagli, no? E quindi finché te non ce l'hai tutto, c'è, non capisci alcune cose, magari ti perdi alcune cose, oppure non capisci alcune cose e poi in realtà non funzionano, perché io ti ho fatto vedere soltanto un aspetto. Quindi anche delle quick start io mi... Quello può essere vero, può essere vero. Oh, poi ho comprato quick start, cioè la quick start di OSR, che è divertentissima. Mi sono preso subito quella di Besta Showdown, come si chiama? Quello di fantascienza che sta per far uscire Mana. Sì. Quello lì l'ho comprato. Cioè, le prendo anch'io e a volte sono contentissimo. Però resto sempre un po' dubbioso, no? Cioè, cos'altro c'è nel manuale? E io vengo anche da un'esperienza, tipo Vampiri, ok? Vecchi Vampiri della Das Production. Era la seconda edizione americana, la prima edizione che uscì in Italia. Si compra Vampiri, bellissimo, ci vende benissimo. Tanto che compriamo il manuale del Master, con il manuale del giocatore. Col manuale del giocatore, Vampiri diventa una merda. Perché introduce il Kung Fu, introduce le altre vie filosofiche, e quindi non lotti più per non rimanere, per rimanere umano, tutta quella poetica che era in quegli anni, anche quella di Anne Rice, l'intervista col vampiro, l'estate, questa roba qui, no? No, ma diventa... fai il sabato, spacchi tutto, poi ecco le armi pesanti, bazooka. Sì, improvvisamente ti trovavi Matrix in mano. Esatto, e facevi... perché il gioco doveva essere così, merda. Scusa, lasciamo stare, facciamo finta di non aver visto il manuale del Master, no? Cos'è che lì no, uno dice, compra la Kickstarter, poi non lo sai se nella versione finale è ancora bello il gioco, se ti è piaciuta la Kickstarter, sì, sì, magari inserisce della roba che te fai, ma io non avevo mia vita e poi volevo andare in questa direzione. Cioè, quando dicevi gli squali volano non era un modo di dire, è pieno di squali volanti sto gioco, aiuto, no, non mi piace più. No, ho capito. Vero. Ma queste sono fissazioni mie, il motivo per cui io compro i CD, perché devo sentire tutto l'album, perché secondo me se senti tutto l'album hai più la visione che ha l'artista, invece se senti la canzone, il singolo su Spotify o su YouTube non hai la visione completa dell'album. A volte una canzone è più bella proprio perché è preceduta da un'altra, no? Questo è vero, A volte c'hai quella canzone lenta che ti distrugge, poi dopo c'è quella che ti carica, ma che è bellissima ascoltata dopo quella lenta. Se invece l'ascolti così a buffo, non è la stessa cosa, no? No, è vero, concordo. Quindi sono un po' un perfezionista di queste stronzate. Ecco. Però invecchiando si diventa un po' matti. È vero. Senti, ma un qualche spoiler ce lo puoi fare riguardo al futuro? Qualcosa anche in maniera enigmatica oppure niente? Siamo usciti con i nuovi prodotti ieri l'altro quando, quindi dopo quelli non so se sono ancora nell'iperuranio, se li vediamo rimaniamo aperti, se no chiudiamo, capito? Ok, perfetto. No. Ok, no, stiamo playtestando una nuova landa dell'ultima torcia, che sarà l'ultima landa dell'ultima torcia, e sarà quella che tirerà le fila di tutte le campagne di tutte le altre lande. Ok, perfetto. Quello lì stiamo pretestando, poi abbiamo in cantiere roba nuova per la linea di Dungeon Crawlers, che è il nostro giochino particolare, il nostro giochino speciale, che non sappiamo nemmeno noi se è un libro game, un gioco di ruolo, un gioco da tavolo. La gente ci dice: è un gioco in solitario? Sì, anche un gioco da 4? Sì, da 5, da 6. In quanti si può giocare? Che vi divertite, cioè. Che vi divertite, vabbè. Sì, è un gioco che esce veramente da tutti quanti gli schemi possibili e immaginabili. Quindi lì abbiamo già playtestato roba e probabilmente ci sarà una nuova uscita entro l'anno.
E poi stavo... E poi abbiamo finito Cinerepe. Cinerepe è finito. Cinerepe non è più ordinabile se non dal nostro sito. Abbiamo l'ultima 10 copie di... penso soltanto due cover, le altre sono tutte esaurite, sono esaurite anche nel magazzino del nostro editore, quindi salutate questa, questo sine qui. E non so cosa sarà del futuro, perché attualmente non so se lo sapete, ma i prezzi della carta sono mostruosi. Sì, è una roba indecente. Sì, una cosa... È un'informazione nota: da post-Covid la carta è diventata difficile da reperire, i prezzi sono aumentati parecchio, ma a dei livelli mostruosi. Il costo di un cartonato, cioè il sovrapprezzo per fare un cartonato, un tempo era circa un euro, ora è circa 4 euro. Mamma mia, impressionante. 4 euro in produzione, porca miseria, vuol dire 12-15 euro all'utente finale, eh? Sì, sì, certo. Perché, cioè, se te spendi 4 in più, devi guadagnarli, no? Uh-huh. Quindi diventano 8. E però te vendi al distributore che te lo prende a meno del 50%. Mamma mia. E diventano 15, eh? Sì, sì. Quindi c'è un prodotto da 20 euro, diventa un prodotto da 35. Pazzesco. Non so cosa succederà all'editoria. Cioè, non so se l'editoria reggerà il colpo, se... racconteremo di quando un tempo si facevano i libri di carta. Ascolta, una cosa che mo' sono curioso, siamo andiamo in chiusura perché ti abbiamo rubato fin troppo tempo, però parlare con te è sempre molto 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 piacevole, però una curiosità ce l'ho, perché vediamo anche qui su Twitch che stanno spopolando molto i libri game, no? C'è un grande ritorno al libro game. E ho visto che vi siete dedicati anche voi, come li vedi questo settore del libro game? Curiosità. Allora, il libro game è risorto, secondo me, grazie a due aspetti. Uno è stato il Covid, che ha chiuso la gente in casa e gli ha fatto riscoprire delle forme di divertimento in solitaria. Due, il fatto che sono usciti dei libri game migliori di quelli che uscivano negli anni 90. Cioè, io ho letto delle cosine veramente molto belline, molto coraggiose, che andavano a esplorare modi diversi di fare libro game. Certo. Il libro game, avendo anche noi riscoperto un po' il piacere di leggere i libri game, da un lato Fabio ha detto voglio provare a farne uno e gli è venuto bene, l'ha fatto. Dall'altro io ho detto... Ma noi è 20 anni che la gente ci dice adoro Cinerepe ma non riesco a giocarci perché non trovo il gruppo. In tanti ce lo dicono. Cazzo, il libro game è un modo per giocare Cinerepe senza il gruppo. E ho detto, cazzo, devo provarci a fare un libro game. Quindi anch'io ho fatto il mio libro game, seguito poi da un secondo perché il primo comunque è piaciuto, e credo che continueremo a farli, nel senso che è un altro modo per espandere, almeno sul lato Cinerepe, è un altro modo per espandere l'esperienza di gioco di Cinerepe, che però lo puoi giocare da solo, puoi vedere tanti finali, puoi, insomma, è intrigante anche, perché di nuovo è una forma letteraria completamente strana, diversa da quella del romanzo, diversa da quella del gioco di ruolo, che secondo me può essere intrigante. Poi insomma, per chi vuole scoprire tutti i segreti di Cinerepe, averli nel libro game, e quindi devi cercare di fare tutte le strade possibili per trovare magari quelle informazioni in più, penso sia divertente. Bello, non l'avevo mai visto in quest'ottica, molto molto interessante. Mi gusta, bello, cioè espandere la lore è forte, cioè nel senso legarla a un discorso del gioco del ruolo già esistente. Sì, sì, è un modo per dare delle avventure, però invece che fare l'avventura per il gruppo, fai l'avventura, certo, per il solitario. I primi due tra l'altro sono legati a un momento di metaplot importantissimo, perché si parla del ritrovamento del Graal, quindi la nascita del re di Hoppe. Che è proprio una cosa
importante nella lore di Sinereve. Ora i prossimi non so su cosa saranno, perché non ho ancora iniziato a scrivere, quindi cambio idea ogni 4 giorni. Va bene, Kurt, mio, io non so come ringraziarti, perché abbiamo passato una cavalcata incredibile riguardo... T'ho perso. Eccomi. Abbiamo avuto un problema d'audio. Sì, scusate, eccomi. Ci siamo? Sì. Dicevo, mi sentite? Aspetta. Sì, ok, perfetto, scusatemi. Allora, volevo dire, io ti ringrazio, ti ringraziamo tutti e due di questa... Ma prima di chiudere posso fare una domanda io al gruppo? Ma certo! Alla chat? E certo! Mi consigliate due giochi di ruolo fighi? Dai, tanto poi saranno i prossimi acquisti di cui mi pentirò, ma almeno... Allora, se io ce n'ho uno che esce a Modena da consigliare. Vai! Che cosa? Che esce a Modena in italiano, Heart di Grant Howitt. Heart, ok, l'avevo visto. Bravo, bella cosa. Io te ne consiglio un altro che ho fatto il Kickstarter adesso, mi è piaciuto tanto. È Stalkerverse. Ah, sì, ho capito. Questo non l'ho mai sentito. È bello, è basato sulla lore di un fumetto che riscrive... Aspetta, ma è in italiano? No, è in inglese. No, solo in italiano. Te lo traduco io. Dai, dammi un gioco italiano, fammi aiutare una casa editrice italiana. Dai. Terror Target, e Dawn of Pripyat, giustamente. Il Playbo dice fa il simpatico e dice un certo gioco anime sangue. Non lo compro neanche io, guarda. Allora Siri che dice Memento Mori. Memento Mori è che non è facile trovarlo. Memento Mori, no, ora si ritrova, l'ha ristampato, ora si trova. Allora, però ti avevi detto che cosa? Allora, avevamo detto, c'era Memento Mori, Dawn of Pripyat, che è quello su... Ah, sì, ci ho giocato. Ho giocato l'anno scorso da voi. Eh sì, vedi che c'è proprio con Sergio, con l'autore. Sì. È bellino, tanto tanto carino. Per cui, dopo ti mando una lista. Bene. Bene, allora. Sì. Ringraziamo... Infatti, mi era piaciuto... Perché è proprio vecchio stile anche come tipologia di... Sì, molto. E poi l'utilizzo del sistema della Free League non è per niente male. Assolutamente, anzi, ottimo. Va bene, allora, signori, noi possiamo che ringraziare il Kurt per questa magnifica serata, per questa cavalcata incredibile, riservandoci di rirompergli di nuovo le scatole quando finalmente deciderà di tirar fuori l'ultima rotta o qualcos'altro, perché noi gradiamo la sua presenza e parlare con lui è sempre un enorme piacere. Grazie di cuore, per cui invito tutti quanti, anche se quest'anno il Kurt non ci sarà, però giocheremo comunque ai giochi del Kurt a Ludicastello per le date di maggio, ovvero del 6 maggio e 7 maggio a Città di Castello, per giocare a tutti insieme in questa manifestazione gratuita con tantissime sessioni, tra cui quelle dei giochi della Serpentarium. Per cui, grazie mille. In un posto meraviglioso. Città di Castello, sì. Grazie. Sì, perché veramente si sta benissimo. l'associazione è fantastica, i master sono eccellenti, quindi andate, divertitevi come le belve. Grazie di e cuore. Se annusate forte forte, sentite il mio odore dell'anno scorso. Allora, carichiamo in là il raid, andiamo a trovare un nostro caro amico, ovvero Pezzo di Nerd. Che è un profilo bellissimo, il Kurt starà sicuramente già ridendo perché il nome è tutto un programma, è un caro amico di questo canale, per cui lo andiamo a trovare. Il raid è stato creato. Allora, Kurt, grazie di cuore. Grazie a voi. È stato bellissimo. Grazie mille. Grazie di tutto e ci vediamo alla prossima, pronti per il raid. Un saluto a tutti, ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Allora.